Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro disco pubblico che trovate qua sotto in descrizione. E passate alla nostra pagina di Twitch, dove saremo in live tutte le sere, salvo imprevisti. In live appunto con Bro Stars o con giochi diversi ragazzi. Giustamente ultimamente ho avuto un po' di problemi e adesso abbiamo anche un piccolo aiutante che probabilmente ci darà una mano con le live serali, in maniera che non mi vengano manco i mal di testa, quindi posso fare delle belle live. Ma andiamo avanti con la puntata di oggi, che è la cosa che più vi interessa. Questa è una domanda molto semplice e molto classica, ma ve la ricordo sempre perché giustamente in questi giorni uscirà il nuovo aggiornamento, quindi dobbiamo essere tutti pronti ad aprire tante belle casse. Andiamo a leggere Stiopa cosa chiede a Frank. Frank, se riesco a trovare la Colette nelle casse e appunto della rissa, la possibilità del mio leggendario crolla, quindi se la trovo normalmente, la possibilità di trovare il leggendario, la percentuale, si abbassa. Frank ricorda no, non al momento, però questa volta ha risposto non al momento, quindi probabilmente in futuro ci saranno delle modifiche. Ci sta dicendo che potrebbe succedere che anche i brawler cromatici faranno crollare i brawler leggendari come percentuale. Dodi Skin non poteva mancare, ecco subito uno dei suoi lavori, ha interpretato la nuova brawler Ambra fatta in suo stile, molto carina, giustamente con la torcia in mano, con appeso il livido che dovrebbe essere quello che lancia per terra per infuocarlo, giustamente con la sua stupenda cintura fatta in stile molto carina con gli occhialetti addirittura, ci sta molto bene. Carino chiede a Frank una cosa, andiamo a leggerla bene. Ciao Frank, ho una domanda relativa al Brawl Pass Championship 2020 e al Katowice, che è appunto il posto in Polonia dove sarà appunto fatto le finali del Championship di quest'anno. Sarà esattamente lo stesso dell'anno scorso, quindi l'evento sarà uguale? L'evento si svolgerà in una build, quindi in un posto specifico, e le persone possono entrare a guardare la squadra che combattono? Or sarà diverso quest'anno? Giustamente ricordiamo che quest'anno c'è il Covid di mezzo. Ma andiamo a leggere cosa dice Frank. È un luogo fisico, quindi effettivamente c'è, per le squadre che possono o vogliono viaggiare, ok? Sì, tuttavia a causa del Covid-19 non ci sarà un pubblico dal vivo per mantenere i giocatori e l'equipaggio al sicuro. Quindi che cosa significa? Che alcune persone, se vogliono viaggiare, possono andare sul posto. Chi non vuole viaggiare potrà giocare probabilmente in smart da lontano, quindi direttamente online. È una cosa a metà in pratica tra il posto fisico e giustamente le precauzioni per il Covid-19. Giustamente molto importante per quest'anno. Non poteva mancare il nostro mitico Mickey, che ormai si è dato alla grande alle Lego Challenger Colt, quindi la nuova skin che si potrà ottenere esclusivamente acquistandola per supportare appunto il montepremi finale dei mondiali di quest'anno del Championship. In pratica si potrà arrivare fino a 500.000 dollari in più sul montepremi, fino a farlo arrivare appunto a 1 milione di dollari. Quindi wow ragazzi, noi contribuiremo anche al premio del vincitore dei mondiali di quest'anno e prenderemo una skin molto bella che assomiglia molto a quella originale della Shelly, e se non erro dovrebbe essere esclusiva, ma poi vediamo. Star Valley chiede una cosa a Frank, andiamo a vedere cosa gli chiede. Il design del creatore delle mappe da parte dei giocatori diventerà mappe in una partita reale, quindi le mappe che faremo con questo nuovo map maker potranno mai diventare delle mappe giocate per tutti, quindi reali, non solo per le amichevoli? Frank dice non in questa fase, perché ricordiamo, il map maker è stato rilasciato in beta, potrebbe avere diversi bug, potrebbe essere ancora non completo, potrebbe avere delle limitazioni, quindi ancora non è pronto a tutto, ma probabilmente in futuro lo sfrutteranno anche per far entrare delle mappe nuove in gioco. Questa è una bellissima immagine di Icy Tam Tam che me l'ha condivisa Mamun, ringrazio tantissimo per avermela condivisa. Un lavoro molto carino, molto puccioso della nuova Ambra, giustamente con la sua torcia in mano molto carina, con la cintura sempre con la fiammetta disegnata e con quel sorrisone molto pucci che ci piace in questo caso. Ringraziamo Icy Tam Tam che si è anche preoccupato di chi fosse i feedback che viene taggato sempre. Ecco, sono io, quindi ciao Icy Tam Tam. Questa è una domanda molto interessante ragazzi, quindi questa risposta è importante perché non succederà in questo evento. Ma andiamo a vedere, hai mai pensato di aggiungere un prezzo di rientro per sfide come le coppe della PSG o la sfida di Halloween, forse tipo 100 gemme per rientrare per avere la possibilità di vincere le molte esclusive? Quindi vuol dire se perdete l'evento, se non riuscite a rifare la challenge tipo quella del PSG o di Halloween come quella di adesso appunto, se appunto la perdiamo un prezzo a gemme per poter rientrare o dal punto dove siamo arrivati o dall'inizio per poter riprovare ad ottenere quelle pin esclusive. Frank dice c'è qualcosa che vorremmo fare in futuro. Sì, quindi attualmente non è possibile, la sfida sarà one shot, quindi diretta, e non potremo rientrare in nessuna maniera, ma in futuro ci potrebbero essere.
Valex mi condivide un altro lavoro di Tori Skin che non perde tempo e addirittura fa in stile Frozen i personaggi appunto di Frozen con i nostri brawler. Quindi abbiamo lo Spike, abbiamo la nostra Piper e abbiamo il brawler nuovo Umbra. Airlight o Rilighton, come lo volete chiamare voi, o Ryan, ci manda un promemoria. Ed è strano che Rilight fa una cosa specifica così grossa. Cosa dice? Map Maker sarà una prima versione, perché è in beta, e questo ve l'ho già detto anch'io. Aspettatevi funzionalità limitate mentre lo elaboriamo, e questo ve l'ho detto poco fa anch'io. Quindi le cose che dicono loro non sono altro che cose giustamente vere e logiche. Mamone mi condivide un lavoro fatto da un'altra persona che ha cominciato a fare pins e ha rappresentato le pins con una bella città che hanno not origine, quindi non sono originale, e ha creato con l'immagine, quindi il trofeo dei championship, molto carino con la faccina simpatica, tante belle emoticon a tema che sarebbero belle effettivamente come emoticon esclusive per il championship. Guardate che carine, la coppetta col sorrisetto, la coppetta preoccupata con giustamente le lacrime che sono dorate come lui, perché giustamente è una coppa, giustamente con la cosa col cuoricino, e che sta giocando con una sorta di videogame di joystick. Probabilmente sta partecipando lui ai championship. Molto simpatico. Alberto chiede una cosa importante a Frank e dice: ciao Frank, Challenger Colt sarà limitato? Quindi il Colt è quello lì che si prende a monete per i montepremi appunto della finale del championship. Sarà limitato? Se non è limitato, in futuro sarà con le gemme, ci chiede. Frank dice: è esclusivo per questa offerta, quindi non si potrà trovare attualmente fuori dall'offerta, quindi si potrà acquistare soltanto a soldini, ragazzi, che più o meno dovrebbe essere il valore di 80 gemme. Vi condivido anche qualche giveaway, però vi ricordo sempre, quando beccate dei giveaway tipo questo che dice vi dà due Brawl Pass, non vi dà due Brawl Pass, ragazzi, specifichiamo, vi dà i soldi tramite PostePay, tramite PayPal, tramite altre cose, Play Card, qualsiasi altra cosa, Google Play Card. Ma non vi dà il pass, perché non lo può fare. Quindi ricordatevi, non vi sta dando il pass, vi sta dando i soldini che poi voi potete farci quello che volete. Allora, giustamente, per poter partecipare a questo evento, follow la persona, quindi seguire la persona, lasciare un like e retweetare appunto questo tweet e taggare due amici sotto al post, ragazzi, molto importante. Il vincitore sarà preso il 15 novembre, quindi avete tutto il tempo per partecipare. Luca fa una domanda importante a Frank, mandiamola a leggere insieme. Ehi Frank, non so se puoi rivelarlo, ma quanto tempo ci vuole per sviluppare e lanciare una funzione enorme come il Map Maker? Perché effettivamente è una funzione molto grande. Sono davvero curioso e adoro l'aggiornamento, il cosplay è stato divertente. Giustamente erano molto belli nel Brawl Talk, che l'avete visti, sì. Frank dice, dipende davvero dalla funzionalità. Un creatore di map, appunto, un Map Maker come quello che hanno fatto adesso, è stato scritto in un elenco di caratteristiche che dovremmo avere nel 2018, quindi ok, queste erano delle caratteristiche che hanno messo da parte dal 2018. Lo sviluppo è iniziato a maggio 2020, quindi non così tanto presto, con una persona, e dopo l'estate con sempre più persone, ok? Quindi dopo che è finita l'estate e sono ritornati dalle vacanze, si sono messi tutti a lavorare in più su questa modalità. Giustamente vi ricordo, è ancora in beta, quindi ancora c'è da lavorarci su. Altro giveaway molto grande, giveaway time, ecco, questo l'ha scritto in modo corretto, 440 gemme, cioè $25, perfetto. Per partecipare bisognerà seguire queste tre persone, lasciare like, retweetare e sempre taggare tre persone. Ormai è un format per questi giveaway abbastanza classico. Allora, bisognerà giustamente farlo in 7 giorni, quindi tra 7 giorni dal 15 di ottobre, quindi ci do anche un pochino di giorni in meno, avrete la possibilità di sapere chi è il vincitore, quindi sbrigatevi. Altra domanda a Frank, anzi diciamo che questa è proprio un'esclamazione pulita di Frank che vi spiega una cosa importante. Sì, ma non otterrà i suoi pin esclusivi, parliamo della skin appunto della nostra stupenda rosa, ok? La skin sarà disponibile prima attraverso la sfida e poco dopo per tutti, ok? Quindi vuol dire che se non la ottenete con la sfida potrete acquistarla in gemme nel negozio poco dopo. Alcuni dei pin, quindi delle nostre emoji, saranno esclusivi della sfida, quindi vuol dire le potrete vincere soltanto con la sfida. Alcuni di essi possono essere acquistati per gemme, solo alcuni, esclusivamente durante la stagione del Brawloween. Quindi se non l'acquistate i pin pack durante il periodo del Brawloween per la rosa, non li potrete avere. Non poteva mancare Frenchy Artist, quindi Nightlight ci condivide appunto un suo concept, un concept di Frenchy Artist, Tara Dance, in suo stile molto carino, mi piacciono i colori molto accesi, mi piace addirittura la parte sopra che sembra la fascetta appunto da danza, ci sta molto bene. Voi vi piace, ragazzi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Rapi chiede una cosa importante a Frank. Frank,
possiamo acquistare anche la rosa skin nel negozio. Quindi nel negozio ci sarà appunto la skin di rosa dopo la sfida. Dice sì, arriverà un po' dopo la sfida, quindi ci metterà un pochino di tempo. L'unica cosa che non potrai ottenere sono alcune delle spille speciali di rosa, quello che stavamo dicendo poco fa, che sono esclusive per la sfida. Altri saranno disponibili come un pacchetto speciale di spille, quindi potrebbe uscire un pacchetto speciale di spille esclusivamente della nuova skin di rosa. Per chi non avesse visto bene i video, per chi non ha voglia di andare a vedere dei video specifici, il nostro mitico Kairos Time ha messo sopra alla sua pagina Twitter una clip di 56 minuti che racchiude un riassunto, una sorta di sneak peek di quello che è il Map Maker, ragazzi. Se lo volete andare a vedere, lo trovate sul nostro Twitter di Febbug, perché l'ho retweetato anch'io, va bene ragazzi? Così almeno vi date un'occhiata come potrebbe essere. Probabilmente usciranno in futuro anche sneak peek e cose particolari che lo spiegheranno un po' meglio. Zoefield chiede una cosa a Dani, andiamola a leggere insieme. Quando creeremo la mappa, quindi con il nostro Map Maker nuovo beta, ci sarà un limite di cose da usare? Come metterò una recinzione? Ci sarà un limite per me da recinzioni? O posso metterne quante ne voglio? Perché voglio creare l'intera mappa di combattimento solo da un cubo di potenza, ok? Molto interessante questa cosa. Dani dice sì, ci sono alcune restrizioni, ma saprai tutto sulla funzione domani alle 13 sul canale YouTube brasiliano. Le 13 in Brasile sono le 18 dell'Italia, quindi probabilmente ha anticipato che ci potrebbe essere qualche cosa oggi. Nightlight mi condivide questa immagine e mi dice cosa c'è scritto. Allora, la scritta specifica che sta su quell'arma è PEV. PEV non sarebbe altro che il suono che fa appunto quando spara, è la sorta di presa in giro ai colpi dei proiettili. Non so se avete mai sentito piu 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 quando fanno questo suono strano, come se fosse una sorta di videogioco dei vecchi tempi. Ecco, quello è la parola che praticamente rappresenta quel suono. Lesanino chiede a Dani: Dani, Colt Challenger, quindi appunto nuova skin, sarà un'esclusiva dell'offerta del campionato? Ma presto potrebbe essere acquistata da gemme, non tutti hanno le condizioni per acquistarlo. Io sono uno di loro, ma ho capito e aspetto la risposta, grazie. Ok, Dani dice all'inizio sarà solo un'offerta in contanti. E questa è una cosa strana, perché a differenza di Frank che ha detto che sarà esclusiva per quella cosa, Dani ha detto che all'inizio sarà un'offerta in contanti, ma sarà il prezzo di 80 gemme, ok? Quindi vuol dire che potrebbe essere, da come l'ha detta Dani impostata, potrebbe essere pure che si è sbagliato, che in pratica in futuro potrebbe diventare anche non a contanti. Mordeus, come sapete, è una persona molto importante perché è il creatore di Brawlcraft, quindi gestisce sia il Discord che sia l'app che ci permetteva di creare delle mappe, delle idee e di condividerle con i nostri amici per farli vedere, ok? La cosa interessante è che molto spesso sul suo Discord sono stati fatti dei contest con delle mappe, con delle idee per delle mappe a tema. E praticamente alcune delle mappe, come sappiamo, sono finite poi nelle mappe della community all'interno di Brawl Stars stesso. Quindi molto importante Mordeus da seguire. Allora, che cosa ci dice? Intanto ci dice come è stato implementato e come funziona il Map Maker, ok? Allora, ci dà la possibilità di creare per adesso mappe di sopravvivenza, Foot Brawl e Araffa Gemme. Per adesso solo queste tre modalità, perché vi ricordo, il Map Maker attuale è in beta. Sarà possibile salvare circa 5 mappe. Ok, per adesso il limite è 5 mappe salvate. Sarà possibile giocarle nelle stanze amichevoli contro gli amici e contro i bot, quindi una cosa comoda per noi che facciamo le live. Le editing di base, quindi le funzioni per editare di base, saranno aggiungi, rimuovi e muovi, punto. Poi ci sarà una funzione molto comoda, che è la mirror, quindi la specchio, che ci dà la possibilità in orizzontale e in verticale di muovere e di creare oggetti paralleli uguali, quindi per creare una mappa fatta bene. Non ci sarà per adesso il diagonale, ok? Ci sarà la possibilità di undo e redo, quindi di andare avanti e indietro con la modifica, o di pulire, quindi di levare tutta la mappa. Quindi se vogliamo creare una nuova mappa pulita da zero, perché abbiamo un limite di 5 mappe, possiamo fare una bella pulizia. Allora, giustamente dice è un'anticipazione molto presto, quindi è una beta. Giustamente sarà espanso nel tempo con aggiunte di modalità di gioco e anche environment, quindi spazi e stili di mappe diverse. Quindi dovremo sicuramente aspettarcelo. Farà comunque una sezione su Discord se volete fare domande aggiuntive, chiamata appunto ponte esclamativo question, dove avrete la possibilità di chiedere informazioni. Probabilmente ci sarà anche una stanza nuova per discutere dell'editor, quindi se siete sul suo Discord andate a vedere se ci sono informazioni in più. Allora, Frostino mi ha condiviso questa immagine che giustamente mi fa vedere il simbolo dietro, che è proprio quello del Championship, molto carina, ok? Simbolo della Champ sulla schiena, infatti mi dice. L'altra cosa che mi ha fatto notare Frost, e che volevo dirvi anche qui, è che il Challenger Colt non ha l'icona.
non ha il simbolo del limitato, non ha il simbolo della sua appunto specifica skin. Quindi è possibile che questa skin di Challenger non sia limitata? Lo vedremo sicuramente più avanti dopo appunto l'acquisto e la possibilità di acquistarlo per aumentare il montepremi. Si vedrà dopo. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Bro Stars, ragazzi. Arriviamo a 2000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro disco pubblico, trovate qua sotto in descrizione. E passate alla nostra pagina di Twitch, dove dovremmo essere in live dal lunedì al venerdì alle ore 8:30, salvo imprevisti di sera, ragazzi, appunto in live su Twitch. Ci vediamo oggi pomeriggio perché potrebbe uscire qualche altra cosa.